Questo podcast è dedicato alla risoluzione di un problema di fisica molto semplice sui campi elettrici. Abbiamo una carica ferma in un campo elettrico uniforme. Questa carica accelera a causa della forza che su di essa agisce e quindi si muove di moto uniformemente accelerato. È un caso molto semplice, ma che ci permette di ripassare alcuni concetti sviluppati in meccanica nella classe terza. In un prossimo podcast esamineremo invece il moto di una carica in un campo elettrico quando già la carica possiede una sua velocità iniziale prima di entrare nel campo. Esamineremo in particolare il moto parabolico di una carica in un campo elettrico uniforme. Però vediamo adesso i concetti fondamentali che ci permetteranno di affrontare quel problema più complesso in un secondo tempo. Allora, il problema che oggi esaminiamo è il numero 50 a pagina 41 del nostro testo di fisica, il Walker, volume 3. Dice così: un protone lascia la sua posizione partendo da fermo in un campo elettrico uniforme di modulo 1,08 per 10 alla quinta newton su coulomb. Trova la velocità del protone dopo aver viaggiato per un centimetro oppure per 10 centimetri. Una situazione abbastanza comune di moto di una carica elettrica in un campo elettrico. Da notare intanto alcuni punti espressi nel testo. Ad esempio, il campo elettrico è uniforme. Uniforme vuol dire che possiede la stessa intensità, la stessa direzione e lo stesso verso in tutti i punti dello spazio. Quindi, se devo disegnare un campo elettrico uniforme, disegnerò un qualcosa di questo tipo. Linee di campo parallele e equidistanziate. Ricordate che le linee di campo indicano anche con la loro rappresentazione l'intensità del campo elettrico. Se non ci sono zone in cui le linee sono più fitte o più rade, vuol dire che il campo elettrico è uniforme. Inoltre, in tutti i punti di questo campo, il campo elettrico è un vettore tangente alla linea di campo, quindi che punta verso destra. Questo è il campo elettrico del quale stiamo parlando. Inoltre si diceva che il protone parte da fermo. Dunque abbiamo tutte le condizioni per poter iniziare lo studio di questo esercizio. Allora, innanzitutto poniamo i dati. Il campo elettrico ha un modulo di 1,08 per 10 alla quinta newton su coulomb. Ho scritto E senza il segno di vettore perché voglio indicare il modulo del campo elettrico. Poi abbiamo detto che la velocità iniziale del protone è nulla. Sappiamo che lo spostamento effettuato la prima volta del campo elettrico è 1,00 cm. Il testo indica 1,00, evidentemente richiede che si tenga conto delle cifre significative nel risultato. Tre cifre significative per lo spostamento, tre cifre significative anche per il campo elettrico. La richiesta è quanto vale la velocità alla fine di questo spostamento. Poi c'è una seconda parte nella quale viene modificato soltanto il valore di delta S, moltiplicandolo per 10. Questo problema può essere affrontato da due punti di vista. Il primo punto di vista è quello classico, dinamica cinematica, facendo appunto questo ragionamento. Quando io metto un protone, quindi una carica positiva, in un campo elettrico, esso risentirà di una forza e la forza di cui risentirà sarà concorde con il verso del campo elettrico e avrà ovviamente la stessa direzione. Infatti ricordiamo che la relazione fondamentale per la forza e per il campo elettrico è F uguale Q per E. Quindi se la carica è positiva, moltiplicando per un numero positivo, uno scalare positivo, un vettore il campo elettrico, si ottiene un altro vettore che ha la stessa direzione, lo stesso verso e un modulo dato dal prodotto del valore assoluto della carica, che già è positiva in questo caso, per il modulo del campo elettrico. Quindi in questo modo noi possiamo subito sapere quanto vale la forza elettrica agente sul protone, vale Q per E, come dicevamo.
Però in realtà questa forza non è l'unica forza agente sul protone, c'è anche da considerare la forza di gravità. Però, come sapete, in tutte le situazioni in cui si ha a che fare con cariche elettriche, la forza di gravità è del tutto trascurabile rispetto alla forza elettrica. Quindi la forza elettrica è anche la forza risultante agente sull'oggetto, quindi in questo caso sul protone. E allora noi sappiamo che la risultante delle forze applicate è legata dal secondo principio della dinamica all'accelerazione subita dal protone grazie alla relazione F uguale ma, dove l'accelerazione ha sempre la stessa direzione e lo stesso verso della forza. Ricavo dunque che l'accelerazione del protone sarà data dalla forza elettrica agente su di esso diviso la massa del protone. Cioè, posso anche scrivere carica per campo elettrico diviso la massa del protone. Ma siccome la carica è la carica elementare, scriverò E minuscolo per E maiuscolo fratto massa protone. Questa è la relazione di tipo vettoriale, vale però anche una relazione fra moduli, quindi l'accelerazione del protone sarà data semplicemente dalla moltiplicazione e divisione di questi fattori. Con che velocità si muoverà dunque il protone dopo aver percorso un tratto delta S1? Beh, intanto precisiamo di che tipo di moto si muoverà. Siccome la forza risultante agente è una forza costante, il moto sarà un moto uniformemente accelerato. Dunque l'accelerazione manterrà questo valore per tutto il moto. E allora, fra le molte formule del moto uniformemente accelerato che ci possono fornire la velocità, ricordiamo in particolare quella che dice delta S uguale V quadro meno V0 quadro fratto 2A. Formula nella quale possiamo considerare nullo V0 quadro perché, come abbiamo detto, il protone parte da fermo. Dunque, la velocità finale del protone sarà fornita dalla formula 2A per delta S. Cioè ancora, andando a sostituire ad A il valore precedentemente ricavato, scusate, tutto sotto radice, radice quadrata di 2 per E minuscolo carica elementare E maiuscolo modulo del campo elettrico diviso la massa del protone per delta S. Questo è il risultato del nostro calcolo. Andando a sostituire, si ottiene un valore di 4.550 che dobbiamo scrivere se vogliamo rispettare le cifre significative che c'erano state imposte nella forma 4,55 per 10 alla quinta metri al secondo. Intanto un'osservazione che possiamo fare, questa velocità è una velocità troppo elevata. Se la confrontiamo con la velocità della luce, 3 in 10 all'ottava, è decisamente piccola e dunque la nostra applicazione delle formule normali non relativistiche, è assolutamente giustificata. Questo semplice esercizio però ci dà anche l'occasione per vedere un diverso modo di risolvere, il problema. E il diverso modo è quello di utilizzare non la catena, diciamo, dinamica cinematica, ma di utilizzare invece i concetti di lavoro e di energia cinetica. Infatti, lo stesso problema può essere affrontato in questo modo. Il lavoro totale compiuto su un corpo, dice il teorema dell'energia cinetica, è pari alla variazione della sua energia cinetica. Cosa si intende per lavoro totale compiuto su un corpo? Si può calcolare in due modi, o come somma dei singoli lavori parziali effettuati dalle forze applicate al corpo, oppure come lavoro compiuto dalla risultante delle forze applicate al corpo. In questo caso noi sappiamo che la risultante è la forza F, la forza elettrica di cui abbiamo parlato prima. Dunque, il primo membro del teorema dell'energia cinetica si può riscrivere in questo modo. F, la risultante, la forza elettrica, scalare lo spostamento delta S, l'avevamo chiamato delta S1 in precedenza, è uguale a, secondo membro, la variazione dell'energia cinetica. Quindi 1 mezzo mv quadro meno 1 mezzo mv
V0 quadro, dove ovviamente la massa di cui parliamo è la massa del protone. Sappiamo però che, essendo la velocità iniziale nulla, questo secondo addendo è nullo, allora possiamo riscrivere la relazione in questo modo. Intanto sviluppiamo il prodotto scalare. Un prodotto scalare si risolve moltiplicando il modulo del primo vettore per il modulo del secondo vettore per il coseno dell'angolo fra essi compreso. Ma in questo caso, mentre la forza è orizzontale e lo spostamento è anch'esso orizzontale, quindi è un vettore parallelo a F, abbiamo così che l'angolo compreso tra F ed S è 0, dunque il coseno di 0 vale 1. Al secondo membro resta soltanto un mezzo massa del protone, velocità al quadrato. Formula inversa per determinare V e otteniamo 2 volte la forza elettrica per lo spostamento diviso la massa del protone tutto sotto radice. E ricordando che la forza elettrica si calcola con il prodotto della carica per il campo elettrico, otteniamo 2 E minuscolo carica elementare E maiuscolo modulo del campo elettrico per delta S1 spostamento diviso la massa del protone il tutto sotto radice. Osserviamo questa formula, compariamola con quella precedente e notiamo come siano identiche, dunque il risultato fornito sarà lo stesso, 4,55 per 10 alla quinta metri al secondo. Per la seconda parte del problema basta semplicemente sostituire a delta S1 delta S2, che è 10 volte più grande, dunque il risultato sulla velocità finale verrà moltiplicato per la radice di 10, ottenendo il valore di 1,44 per 10 alla sesta metri al secondo, comunque un valore ancora abbondantemente al di sotto della velocità della luce, il che giustifica l'applicazione della dinamica nel modo in cui noi abbiamo fatto.